Daniele Morante, classe 79, il nuovo attaccante del Rimini. Nella tarda mattinata di martedì il DS Lele Zamagna ha concluso l'accordo con i dirigenti del Lanciano. Morante arriva in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è stato presentato mercoledì mattina nella sala stampa del Romeo Neri e dovrebbe esordire domenica nella gara casalinga contro il Pescina. Una scelta felice, quello che volevo. Ho avuto, come ho detto prima, sottolineato nella conferenza di prima, ho avuto diverse possibilità, però Rimini è stata la mia prima scelta. La società è importante, è una piazza ambiziosa, è un gruppo di giocatori importanti che fino adesso hanno fatto molto bene, cercherò di inserirmi e di dare una mano. A me piace mettermi in discussione e prepararmi bene, voler far bene, questa penso è un'occasione importante. Stiamo a ridosso dei playoff, dobbiamo cercare di concentrarci, io cerco di mettermi a disposizione dei miei compagni di squadra, di allenatore con grande umiltà, cercando di dare una mano. Ho sposato questo progetto perché ci tengo, perché ho voglia e spero che possa andare tutto bene. Gli attaccanti rispetto a molti altri ruoli sono messi sempre sotto pressione, presi in mira, perché purtroppo sono i numeri che contano. È normale, la piazza è esigente, è pesante, cercheremo di far bene. Pensiamo di aver portato un giocatore importante, con un pedigree importante, con l'età giusta per aiutare questo gruppo a fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto fino adesso. E dovrà integrarsi con la squadra e con gli altri compagni d'attacco, senza dimenticarsi che abbiamo nel nostro organico giocatori di un certo livello come Longobardi, come Tulli, come Nolè, come Giacomini, quindi tutti i giocatori che ci danno grandi garanzie. Ed è chiaro che però il giudice supremo sarà sempre il campo. Un Rimini battente in trasferta che però è a 30 punti in classifica, a 2 punti dai playoff, e quindi ci giochiamo le nostre carte come se le giocano tutte le altre. Ma io non penso che ci siano delle novità sostanziali nei prossimi giorni. Siamo molto felici di essere riusciti a portare a Rimini un attaccante con determinate caratteristiche tecnico-fisiche e tattiche, ma soprattutto motivazionali, perché Daniele, appena saputo dell'interessamento nostro, ha rifiutato tutte le altre possibilità che si erano create negli ultimi giorni, proprio perché lui aspettava il Rimini, ha voluto fortissimamente il Rimini, e il Rimini è arrivato.